Buongiorno a tutti, eccoci qui come sempre, ogni mattina facciamo il punto della situazione tutti insieme, eh, stanno migliorando i numeri, aspettiamo al vaglio della fase 2 sperando che si continui questa discesa della curva. Prima eh, consultazione, parere tecnico del CTS, si può eh, proseguire, partire anche settimana prossima con gli allenamenti collettivi, però l'assurdità è che in caso di positività tutta una squadra dovrà andare in quarantena per due settimane, quindi la vedo molto difficile la situazione, è, è impossibile quasi una ripartenza meno di veramente... Situazioni miracolose, quasi, non è detto. Speriamo, però, mi sembra una situazione ai limiti molto molto complicata e difficile, mentre imperversa il calciomercato e l'Inter invece continua la sua preparazione ad appiano gentile. Allenamenti molto pesanti dal punto di vista fisico, sedute individuali e essenzialmente atletiche, poi anche un po' di lavoro con il pallone. Che è tanto mancato in questo periodo di lockdown con Conte e Marotta sempre a distanza in attesa del tampone dovrebbe essere venerdì il giorno per eh, lo screening di tutti gli elementi di staff e società che mancano per permettere poi dei rapporti anche con il resto della squadra situazione dicevo molto complicata perché appunto ce ne dovrebbero essere veramente tanti di tamponi per eh, mantenere sicurezza in continuazione, e eh, con queste nuove, eh, diciamo, direttive del CTS è veramente. Molto difficile pensare di ripartire con il campionato, con le squadre che appunto se dovessero poi riscontrare un positivo si dovrebbe di nuovo rinviare, rifermare il tutto. La vedo molto molto impraticabile. Dicevamo calcio mercato dalla Spagna continua l'assalto a Lautaro Martinez, ma la notizia più importante del giorno è che l'Inter è... Eh, molto avanti per Sandro Tonali è diventato l'obiettivo principale in virtù dei buoni rapporti tra Marotta e Cellino, ma anche dopo il benestare di Conte che lo vorrebbe affiancare, costruire il centrocampo della nazionale con eh, Barella Sensi e eh, insegnare anche a coprire le spalle a Eriksen con questo cambio di modulo che attendiamo su 3-4. 1-2, quindi avanti tutta su Tonali, anche il titolo del video con eh, l'Inter che in questo momento preferisce a lui, lui a Chiesa. Entrambi gli affari non possono essere possibili prima di in, in, incassare le, eh, eh, il cash dalle vendite di Icardi e eh, eventualmente l'Autaro. Martinez in caso di una doppia cessione alle condizioni che l'Inter ridiciamo fermamente sulle sue posizioni, non arretra, vuole 70 milioni come stabilito dal Paris Saint-Germain per Riccardi e vuole almeno 90 milioni cash e un giocatore da scegliere con Vidal che rimane il preferito di Antonio Conte, si parla anche di possibili inserimenti di esterni di Semedo Emerson Royal, con eh, invece la possibilità che eh, leggeremo dopo su tu, sul Corriere dello Sport: che il Barcellona prelevi, scambi Semedo con Cancelo con il Manchester City e poi lo giri all'Inter, mi sembra una operazione abbastanza eh, complicata. Stiamo a vedere. Sicuramente l'Inter non accetta quello che scrive Sport nella sua prima pagina di questa mattina, in, appunto dedicata come sempre, come spesso negli ultimi giorni, a Lautaro Martinez. Accordo imminente, Lautaro ok, è il titolo, un laterale e poi... L'Inter accetta Arturo Vidal come eh, cambio, però vuole un altro giocatore, un laterale, Semedo o Emerson. E il Barça tiene già un accordo verbale per le prossime quattro eh, stagioni con eh, Lautaro Martinez. Secondo Sport l'affare si andrebbe a chiudere con 60 milioni più due giocatori, vi abbiamo detto, però in più di una eh, ripresa. Che non è sufficiente questa cifra cash anche perché voglio dire 60 più diamo 10-15 Vidal, vai a 75. Sicuramente eh, Emerson Royal non vale 40 milioni e lo stesso possiamo dire per Semedo, quindi fanno eh, gioco al Barcellona. Questi numeri l'abbiamo detto. L'Inter vuole un assegno pesante da almeno 90 milioni, poi eh, discutere sulle contropartite almeno uh, vidal e però non è sufficiente per arrivare ai 111 della clausola uh, rescissoria questo quanto mentre per quanto riguarda il uh, titolo del video tonali preferita chiesa perché chiesa in questo momento è un, viene considerata un'operazione troppo dispendiosa poi appunto si sta discutendo per Uh, avere un laterale importante nell'operazione Lautaro Martinez, in quel caso appunto non sarebbe, non diventa più la prima scelta Federico Chiesa e dunque la decisione di spingere con forza su Tonali, ci sarebbe anche un principio di accordo con il giocatore e il suo procuratore Beppe Bozzo, giocatore uh, che gradisce l'operazione. Nerazzurra anche per lavorare con Antonio Conte che come l'anno scorso si rivela eh, determinante nelle trattative di mercato con i giovani italiani che vogliono lavorare con lui e che eh, sono convinti di poter fare un salto di qualità lavorando con Antonio Conte quindi si profila un centrocampo molto importante eh, da eh, futuro della nazionale azzurra con tanti di voi che appunto non hanno dubbi su Tonali una operazione che si potrebbe eh, chiudere mettendo una contropartita come Pinamonti. L'abbiamo già detto e ridetto: per eh, diminuire la cifra cash di circa eh, una ventina di milioni, dare una valutazione di 50, prestito oneroso con diritto di riscatto e poi magari anche il prestito di Sebastiano Esposito. Queste le opzioni al vaglio con anche. Il giovane Pirola, molto promettente difensore, che potrebbe essere un'altra pedina di scambio importante, però su di lui puntano tanto in casa nerazzurra. Questa è eh, la situazione per Lautaro Martinez. La mia convinzione è che alla fine eh, andrà al Barcellona, che però dovrà pagare. Quello che chiede l'Inter, vedremo come si dipanerà nelle prossime settimane la trattativa. E molto come abbiamo più volte sottolineato dipenderà dal fatto o meno se il campionato riprenderà se si riuscirà a portare a termine questa stagione con anche le coppe o se invece bisognerà eh, rimandare tutto alla prossima con anche eh, problemi ulteriori dal punto di vista economico andiamo a vedere le eh, ultime notizie su Sport Mediaset, la nostra app Spadafora e Speranza. Ok, gli allenamenti di squadra dal 18 di maggio, ripresa la Serie A. Decidiamo tra una settimana. Le indicazioni CTS saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del protocollo, come previsto. È arrivato il via libera del governo. agli allenamenti collettivi per il calcio. I ministri Speranza e Spadafora hanno infatti diffuso una dichiarazione congiunta nella quale danno il via libera alle sedute di gruppo ma con grande prudenza il parere richiesto dal governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso dal comitato tecnico scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti le indicazioni del comitato che sono da considerarsi stringenti e vincolanti saranno trasmesse alla federazione per i doverosi adeguamenti del protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 di maggio archiviata la questione allenamenti di gruppo rimane sul tavolo la possibile ripartenza del campionato, già perché i due aspetti per quanto collegati non sono conseguenziali, tornare alle sedute di gruppo non significa via libera la serie A. Al momento non c'è ancora una data per la ripresa, anche se l'obiettivo sarebbe tornare in campo nel weekend del 13-14 giugno, obiettivo che resta ancora legato a diverse questioni da risolvere passaggi obbligatori la settimana appena iniziata si preannuncia decisiva con tanti appuntamenti importanti domani assemblea di lega l'informativa in parlamento di spadafora mercoledì ancora la giunta del coni giovedì poi sarà il turno dell'incontro del premier conte col mondo dello sport che non è stato ancora calendarizzato questo dunque quanto ma andiamo alle prime pagine dei giornali gazzetta dello sport in edicola con eh, la prima pagina naturalmente su eh, questa eh, riapertura tra virgolette del calcio però molto condizionata e come vi dicevo all'inizio molto molto eh, complicata e la vedo impervia questa strada eh, presa in clausura è il titolo infatti della gazzetta sì agli allenamenti di gruppo dal 18 ma puntini puntini ripresa in salita per i medici protocollo da rifare squadre in ritiri blindati via libera condizionata del governo da lunedì preparazione ma con prudenza serve un'altra settimana per decidere sul ritorno del campionato spadafora I club non basta nella bolla 15 giorni con una positività tutti in isolamento la Premier dovrebbe ripartire a ehm, Giugno e poi Werner, il piano dell'Inter per anticipare Klopp con Timo Werner che rimane la principale alternativa, come vi abbiamo detto, a Lautaro Martinez. Clausola da 50 milioni se non vince la Bundesliga l'Ipsia entro il 15 di giugno da pagare o, oppure provare un'operazione con l'inserimento di Lazzaro con il Lipsia e cercare anche qui uno scambio con cash. Contenuto: quattro ostacoli, clausura per 15 giorni e con un solo positivo stop a tutta la squadra. Le osservazioni del comitato tecnico scientifico, il medico sociale responsabile per i club, esami e rischio di positività. Raduno chiuso, l'idea di evitare contatti esterni per gli scienziati riscon... ri... viene ritenuta coerente sport per tutti nel documento riconosciuta l'importanza sociale del calcio. Precauzioni: tutto l'intero gruppo rimarrà sotto il controllo sanitario dell'ASL. Se c'è un positivo. Stop per tutto il gruppo e quarantena. La quarantena non quella volontaria, l'espressione con cui il CTS si riferisce al raduno permanente del gruppo squadra, ma l'obbligo di non avere contatti con l'esterno, il punto su cui si è discusso a lungo e sul quale gli scienziati del CTS hanno chiesto una riscrittura del protocollo della FGC che non prevedeva le due settimane di stop in caso di positività in corsa. Il punto 5 del CTS sottolinea: qualora durante il periodo di quarantena volontaria anche un solo membro dell'equipe risulti positivo al test molecolare per SARS CoV-2, tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione, della diffusione epidemica non avere contatti con qualsiasi altro soggetto esterno per 14 giorni rispetto alla norma originaria scritta dalla commissione medica della federcalcio calcio va bene procedere con l'isolamento del soggetto positivo va bene ripristinare il distanziamento degli allenamenti ma non basteranno i 5-7 giorni per il doppio tampone i test sierologici ci si potrà continuare ad allenare ma per due settimane niente uscite che nella fase successiva vorrebbe dire niente partite il problema più grande perché significherebbe interrompere il campionato. In ogni caso c'è un'ulteriore precisazione, il CTS riafferma che l'intera delegazione sportiva rimarrà posta, è ovvio, sotto il controllo sanitario e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale su cui ricade la competenza e la struttura ricettiva che ospita la delegazione medesima. Ma... L'Europa si muove, c'è cioè il CD Johnson, Premier a giugno, Bundesliga pronta, Minsk due positivi, Londra lancia la fase 2 di nuovo in campo, poi Maldini indiavolato in Teichel su Rangnick senza rispetto, il suo futuro è lontano dal Milan, il DT contro il tedesco, impari quello prima dell'italiano, parli di un ruolo eh, con pieni poteri, invade zone in cui lavorano dei professionisti, poi è entrato Ibra che adesso farà... Due settimane di quarantena di isolamento a Milanello. Le spine. Juve, ecco i gua venerdì a Torino e occhio a Rabiot. Gonzalo rientra il francese. Un caso, Pianica al Barcellona. Dipende da Arthur anticipare Klopp per avere Werner la corsa al tedesco a tempi stretti, il Liverpool per ora non può affondare. Si apre una possibilità per i azzurri, ma Marotta prima vuole certezze su Lautaro e soprattutto. Eh, incassare i soldi di Lautaro con cui comprare un sostituto, quindi difficile. Accelerare i tempi: questione di tempi da azzeccare, questione di spazi da riservare a un centravanti che vuole un ruolo da protagonista, questione di soldi da stanziare, da trovare, da prevedere. La rincorsa a Timo Werner è fatta ad incastri che vanno definiti in fretta. Per l'Inter rischia di diventare un duello con un rivale tra i più temibili per potenzialità economiche. Appigli. Il Liverpool è un gigante per batterlo. Sul tedesco va sorpreso meglio anticipato, per questo nonostante la congiuntura, il futuro incerto, la voglia di provare a non perdere Lautaro, i tempi non possono essere troppo lunghi, oggi Werner è pronto a decidere sul suo futuro, Lipsi è rassegnato a perderlo con la clausola 50-60 milioni, li tutela poco, nell'Azzurri-Rez sono in vigile attesa, bloccati dagli incastri, chi muove prima, chi affonda può far breccia. Squadre verticali, Werner 27 gol in 36 gare stagionali, un attaccante che si adatta perfettamente al gioco di entrambi i club potente, capace di strappi improvvisi, tiri immediati e precisi, può trovare nel calcio verticale di Klopp il suo parco giochi, immediatezza, ribaltamenti e giocate. Però anche l'Inter ha le sue carte da giocare, soprattutto il Liverpool non può affondare in questo momento e non gli assicura una titolarità con Salah, Mané e Firmino. L'idea di Klopp è quella di aggiungere il connazionale a quei tre lì per garantire varianti, per aumentare la capacità di fuoco e fare fronte a stagioni folgoranti, logoranti e non è detto che non avrebbe convinto Timo che un ruolo da cotitolare in quella squadra con i prossimi campioni di Premier non sia da buttare via poi però è arrivato lo stop per coronavirus e arriverà il contraccolpo economico aggiungere un acquisto a 50-60 milioni in un reparto già coperto potrebbe non essere più un'esigenza improrogabile. Come vi avevo detto nei giorni scorsi, non è che il Liverpool abbia questa esigenza di un attaccante da così eh, tanto eh, prezzo. La cifra da investire, che potrebbe scendere a 50 milioni, se l'Ipsia non vincerà la Bundesliga, e ci resta allettante per un giocatore che ha davanti gli anni migliori della sua carriera, in valigia un una più che discreta esperienza internazionale dagli oltre 20 match nelle Coppa e quasi 30 con la nazionale tedesca Marotta e Ausilio però non muoveranno se non per rimpiazzare Lautaro in casa Inter tutti considerano il Toro come il piano A ma con realismo fanno i conti con offerte di ingaggio catalane non pareggiabili per questo è importante scoprire subito le carte del Barcellona non trascinare in lungo la questione ed eventualmente far scattare il paracadute Timo Lautaro un progetto di campione dal potenziale In parte inesplorato, il tedesco oggi ha numeri persino migliori e aggiungerebbero una dimensione di profondità e velocità contro gli 80 di 142 metri piede ogni 90 contro gli 80 di Lautaro, un buon modo per consolarsi mantenendo parte dell'eventuale cifra arrivata per rinforzare altri reparti. Lautaro, giorni caldi, il Barcellona punta su un super ingaggio, Zang non fa sconti, rifiutati 80 milioni. L'Inter ne vuole 90 cash e una contropartita Semedo o Emerson Royal e io continuo a dire anche Vidal. Una scelta che può cambiare una carriera e indirizzare il futuro di due club. Sono i giorni del Toro, non soltanto perché a suggerirlo il calendario, Lautaro Martinez è chiamata a prendere al più presto una decisione che inciderà sulle strategie di Barcellona e Inter. L'affare è entrato nel vivo e ha già dei contorni ben precisi. Non ci risulta che sia così nel vivo. Il Barcellona ha messo una deadline per non portare troppo per le lunghe la trattativa. Più o meno in questa settimana l'Autaro sì o l'Autaro no deciderà il toro, rispettando anche la volontà dell'Inter, perché in tutte queste voci che si rincorrono. Ormai da mesi molte cose sono note, ma. Altre non sono state anche rivelate, intanto l'autaro è legato all'Inter per altre tre stagioni, è vincolato a una clausola recissora a 111 milioni, l'Inter non ha intenzione di privarsi del suo gioiello e quindi non farà sconti, pretende il pagamento della clausola con la possibilità di inserire una o più contropartite tecniche purché il cash non scenda sotto i 90 milioni. Per un club indebitato come il Barça l'ostacolo è rilevante, detta così sembra una strada già chiusa eppure le certezze... Possono essere stravolte dalle variabili che sono diverse, e valgono per tutti gli attori in gioco dopo una stagione alla grande, l'Inter sa che a breve dovrà sedersi a un tavolo con l'Autaro e gli agenti per discutere l'adeguamento del contratto. L'Argentino oggi guadagna uno e mezzo, ma ne guadagna 3, Anche qui, altra inesattezza della gazzetta. Il toro all'Inter sta bene, però ci sono 10 milioni per valutare seriamente il trasferimento in Catalogna l'offerta dell'ingaggio che il Barcellona gli offre per le prossime quattro stagioni, l'idea di giocare accanto a sua maestà Messi e raccoglierne poi l'eredità, eredità, un progetto talmente ambizioso che farebbe girare la testa a chiunque l'aspetto economico conta, chiaro Lautaro non direbbe no ai 10 milioni netti a stagione del Barça, e sa che l'intra quella cifra non arriverà mai, però c'è l'affetto della gente, è un progetto che gira attorno a lui e a Lukaku l'ambizione di provare a, a emulare Diego Milito in attesa di un cenno di Lautaro i contatti tra i club sono regolari e le due parti hanno messo dei paletti oltre i quali non sarà possibile andare il Barça quello temporale che appunto dicevano metà, me metà mese siamo già arrivati e non vediamo assolutamente nessun tipo di operazione in chiusura L'Inter, quello economico, sotto i 90 cash non si scende, posizione rigida, come dimostra il no fermo l'ultima offerta da 80 milioni arrivata dalla Spagna. In più, ci sarà anche da trovare un'intesa sulle possibili contropartite. L'Inter deve intervenire sugli esterni, eppure per questo, Semedo ed Emerson Royal restano candidature forti, soprattutto il secondo, che ha una valutazione nettamente inferiore al portoghese, ex Benfica e margini enormi di crescita in Brasile. Lo paragonano a Dani Alves o Maicon con 90 milioni accanto il cerchio potrebbe chiudersi Lautaro permettendo ma non mi pare proprio una possibilità 90 e Emerson Royal mi sembrerebbe un'offerta molto deludente seppur con 90 milioni che sono tanta roba in questo momento difficile pioggia pallone tanto sudore così Lukaku e Company preparano la fase 2 in vista della sessione di squadra da piano intenso lavoro atletico con conto a distanza. presto nuovi Test, dovrebbe essere venerdì la giornata, ve l'abbiamo detto, andiamo a leggere il Corriere dello Sport, molto critico su il Via Libera a metà, allenamenti collettivi dal 18 maggio, ma un contagiato può fermare la squadra. Marotta vicino all'accordo per Lautaro al Barcellona, la chiave, un giro di scambi che porterà il portoghese da Conte e Semedo al Manchester City, Cancelo torna all'Inter la notizia già in prima pagina del Corriere dello Sport andiamo a leggerla all'interno e ci pare molto molto difficile anche perché pensate la valutazione di Cancelo era di 65 milioni costo complessivo dell'affare 28 più Danilo la vendita della Juventus e quindi non penso che l'Inter si accontenti di Cancelo una cinquantina di milioni a fare l'autaro Barça, l'Inter ha finalmente trovato la contropartita che può soddisfare Conte. Il trasferimento dell'attaccante argentino al club catalano grazie al pagamento della clausola dei 111 milioni necessitava fin dal primo momento di un passaggio fondamentale l'individuazione del giocatore in grado di rispondere alle esigenze tecniche di Antonio e al tempo stesso di ridurre in modo considerevole la quota cash che il Barcellona dovrà corrispondere. Questa chiave è il nazionale portoghese Joao Cancelo, protagonista di un'operazione tra Juve City 65 milioni il costo complessivo dell'affare, 28 più Danilo valutato 37. Cancelo non ha vissuto un'esperienza soddisfacente con Guardiola, che non si opporrebbe allo scambio con Semedo, che prima della pandemia era valutato 50 milioni. Anche qui cifra un po' fuori contesto, per la gioia di Messi e anche di chi che se tiene. Quindi eh, si potrebbe arrivare a Lottaro Martinez girando Cancelo all'Inter. L'Inter perderebbe così un riferimento offensivo non da, non da poco, ma riporterebbe a Milano un giocatore più che gradito, amato dal pubblico nella sua stagione a San Siro. Poi fortemente rimpianto, perché quando i nerazzurri non hanno potuto riscattarlo da Valencia per l'imposizione del fair play finanziario, l'amaro in bocca è rimasto. Troppo dinamica per lui la Premier League. Semedo invece, cosa buona e giusta per i CITES, nella qualità tecnica di tanta corsa è meno affidabile in fase difensiva rispetto all'inglese eh, Walker, ma viene da tre anni di scuola in mentalità Barça, dove però convive tutti i giorni con la concorrenza di Sergi Roberto, quella con Walker gli può dare nuovi stimoli a patto che il City vinca il corso e gli sia permesso di partecipare alle Coppe Europee, significherebbe più spazio per tutti, ma non mi sembra molto complicata come ipotesi e come soluzione. Di mercato andiamo a tutto sport, anche perché voglio dire, poi a parte l'ingaggio di Cancelo, che guadagna veramente tanto al City, la vedo molto, molto, un'ipotesi abbastanza fantasiosa. Juve in Barca, tra il club bianconero e quello catalano, un clamoroso asse di mercato, non si parla solo di Pjanic e Arthur, col brasiliano più vicino, al sì ballo anche De Sciglio, Rugani, Romero, Semedo e Todibo. Intanto su Tonali si rafforza l'offensiva dell'Inter, che è l'unica cosa che ci risulta. Per Messi è il nuovo Xavi. Arthur è uno dei pupilli dell'argentino che ha speso parole importanti. Mi ha sorpreso, è uno molto affidabile e sicuro. Artur Pianic vicino al sì del brasiliano. Poi maxi operazione con Semedo, Todibo, De Sciglio e Rugani. Juve e Barcellona studiano altri possibili scambi, e nei discorsi può entrare anche Romero. E su Tonali avanza l'Inter. I nerazzurri cercano il sorpasso sulla Juve per il bresciano nell'anno dell'Europeo, possono offrirgli più spazio da subito. Leggiamo l'Inter, prova a superare la Juve sulla strada che porta a Sandro Tonali, strada su cui Fabio Paratici e gli altri uomini di mercato bianco-neri comunque. Non guidano certo distratti dagli altri obiettivi in agenda. sull'agenda ag invece di Beppe Marotta e Piero Ausilio, il gioca Gioiello e il Brescia ha scalato posizioni fino al primo posto. Per quelli che riguarda i centrocampisti, non che gli mancasse molto in realtà, almeno sul mercato italiano. In Serie A la priorità nell'Azzurra fino a qualche settimana fa sembrava essere Gas Castrovilli, ma la rivelazione della Fiorentina non si muoverà, almeno quest'estate. Poi la fermezza la Fiorentina ha spinto l'Inter con decisione verso Tonali, che comunque piace molto e da molto tempo, per cercare il sorpasso decisivo sulla Juve in una corsa che si disputa su due piste parallele: quella di Massimo Cellino e quella del giocatore. Entrambi i club hanno le risorse in termini economici e di contropartite tecniche per accontentare il Brescia, un'operazione che potrebbe quindi dare un rinforzo a Antonio Conte. Con la Juventus che con Arthur, però, anche non andrebbe a prendere anche tonali, e quindi lascerebbe strada libera ai um, nerazzurri. Andiamo alle pagine nerazzurre: Inter a tutta su Werner, è l'obiettivo numero uno e poi una nuova idea impressing sul greco Vagiannidis idea per la fascia non solo Big come Chiesa Marco Salonso ed Emerson si parla anche dell'esterno destro Vagiannidis gioiello del Vivaio del Panatina e Panathinaikos alle prese con un difficile rinnovo di contratto in scadenza a fine annata in Grecia sono certi che dietro ci sia l'Inter fiondatasi sul ragazzo dopo le ottime relazioni arrivate dagli osservatori invece su Timo Werner è l'unico giocatore di prospettiva su cui investire per il progetto, più passa il tempo e più l'Inter sta focalizzando la sua attenzione su Timo Werner, come abbiamo detto da tempo, insomma è lui il prescelto più di Obama e Young, 24enne, centravanti dell'Ipsia, l'uomo che più di altri Beppe Marotta vorrebbe per rinforzare l'attacco in caso di partenza di Lautaro Martinez, che il Toro oggi sia più vicino al Barcellona che la conferma Milano non è una novità. Piuttosto bisognerà capire quanto l'Inter incasserà dalla sua cessione e quale sarà la contropartita che il club catalano metterà sul piatto. Detto ciò, Werner, 27 gol stagionali, ha scalato la graduatoria di gradimento. Fino a qualche tempo fa c'era Aubameyang, ma i Gunners, nonostante un contratto in scadenza nel 2021, continuano a chiedere 50-60 milioni per un giocatore che il 18 giugno compirà 31 anni. E quindi il cambiamento di prospettive Real Madrid l'avrebbe identificato come rinforzo ideale visto che Mbappé e Haaland rischiano di essere troppo cari nell'estate post emergenza coronavirus, ovviamente anche Werner è richiestissimo sul tedesco ci sono Bayern Monaco, Juve, Paris Saint-Germain, ma soprattutto il Liverpool da tempo Klopp vorrebbe con sé l'attaccante ma Werner ha finora preso tempo perché a Liverpool rischierebbe di trovare una grande concorrenza, sarà Firmino e Mané. All'Inter invece Werner sarebbe la stella della squadra insieme a Lukaku, con Obama e Young entrato nel minuto del Real. Altri profili che non convincono, da Jovic a Martial, passando per Gabriel Jesus, ecco che l'Inter ha deciso di puntare su Werner. Il tedesco ha una clausola di rescissione da 60 milioni, scadenza il 15 di giugno, cifra che scende a 50 in caso di mancata vittoria di... Della Bundesliga, non è chiaro però se la scadenza della clausola, essendo legata anche a un obiettivo di squadra, verrà posticipata alla fine del campionato tedesco, che siano 50-60. L'Inter ha deciso, insomma, di indirizzare i soldi di Lautaro più sperano nella sede nell'azzurro i 70 milioni di Icardi dal Paris Saint-Germain. Fattore che potrebbe dare un vantaggio rispetto ad altri club interessati, come la Juventus, decisa a trovare un attaccante. Che sostituisca in rosa Higuain. L'Inter ha deciso che, se dovrà investire una cifra importante come quella spesa l'estate scorsa per Lukaku, lo farà per un profilo di prospettiva come eh, Timo Werner, un 96 invece che un, un 89, come Obama e Young. Passiamo ai giornali politici: Corriere della Sera Repubblica. Prima dei saluti, prima pagina del Corriere della Sera, naturalmente sulla. Le conseguenze di questa fase 2, la crisi economica che adesso la fa da padrone, veti e trattative sul decreto no dei 5 Stelle alla sanatoria dei migranti, ma Gualtieri, tutti i nodi sono sciolti. Riaperture più autonomia alle regioni. Meno di mille ricoverati nelle terapie intensive non succedeva dal 10 di marzo. Meno male. Divisioni nel governo. Si tratta sugli aiuti per far ripartire l'economia. Tensione anche riguardo alla sanatoria sui migranti. C'è cioè il no dei 5 Stelle sulle riaperture. Sarà concessa più autonomia alle regioni. Cala ancora il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Mascherine finite. L'allarme dei farmacisti. E eh, questo è abbastanza singolare. Poi il ritorno a Milano di Silvia Romano e andiamo però alle pagine successive. Decreto rilancio tra le tensioni, ultimo duello sui migranti, il movimento 5 Stelle ribolle, tracciate telefonate, fisco, lavoro e 16.000 prof in più, interventi per 55 miliardi finanziati da un aumento dei deficit nel decreto rilancio che potrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri, dai ristoranti ai negozi si parte il 18, alle regioni il potere di scegliere a ristorante 4 metri ogni locale avrà una capienza prestabilita attenzione al ricambio d'aria, niente buffet per le famiglie basterà l'autocertificazione limiti e divisioni sulle spiagge, tra gli ombrelloni il caos dei test sierologici, la Sardegna lo facciano i turisti inutili per la diagnosi, per i sanitari è gratis i lavoratori e cittadini invece lo devono pagare nei reparti di emergenza il dato più basso da due mesi continua a calare, il numero dei contagiati sono 744, i pazienti guariti aumentano di 1401, quelli deceduti ancora sotto quota 200-179, però sempre numeri che non vorremmo mai sentire, poi la polemica e l'assurdità delle mascherine con le scorte finite. Chiudiamo con Repubblica per vedere anche come... Eh, Disegna la situazione in modo differente dal Corriere della Sera. In prima pagina la foto di Silvia Di Maio. L'ora della fronda. Regolarizzazione dei, migra dei migranti. Scontro nel, 5, nel Movimento 5 Stelle. L'ex leader sconfessa l'accordo raggiunto da Crimio e frena il decreto Gualtieri. Nel provvedimento ci saranno aiuti alle imprese e una sospensione dell'Irapa. Ma nel governo si tratta ancora. I farmacisti mancano le mascherine. Arcuri è colpa Bostra, poi le regole della spiaggia gli ombrelloni a 5 metri di distanza sperando che si riesca ad andare tutti in vacanze e a lasciarsi questo brutto periodo alle spalle quindi mi raccomando sempre mascherina guanti e eh, distanza di sicurezza continuate a rimanere in casa uscite solo se strettamente necessario al massimo per fare una passeggiata ma sempre in sicurezza e con la testa e attenzione sempre massima per non dare facili vantaggi al coronavirus. Mi raccomando, un abbraccio a tutti.